nasce l'Officina Graziano. Il cancello della vecchia officina su via Fracanzano nel 1900 fu fondata l'Officina dei Fratelli Graziano, oggi Roberto Graziano e figli. Ubicata sull'estramurale Parrilli, oggi via Fracanzano, impiegava circa 15 lavoratori e operava soprattutto nel campo della carpenteria metallica, con specializzazione nella tornitura del bronzo. Il pinnacolo sulla colonna di sinistra, nella foto, fu la prima prova effettuata dai venditori della macchina tornitrice. Il primo importante lavoro commissionato all'Officina Graziano furono le grate delle finestre del Banco di Napoli. Nel 1910 l'officina realizzò i due altissimi pennoni portabandiera davanti al viale del castello e nel 1922 il comune commissionò la riparazione della parte interna delle gambe di Eraclio 9. La distilleria fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, a ridosso della ferrovia. Inizialmente era una cantina, la cantina del Duca, com'è confermato dalle botti depositate all'esterno dell'edificio. La strada stretta fra i due muri, per dove passa un carro, è l'estramurale, in seguito via Vittorio Veneto. Sono distinguibili i due cancelli, uno per l'ingresso della merce e l'altro per l'uscita. Nella palazzina maggiore si produceva lievito di birra mentre quella minore fu adattata ad uffici. Per la merce in arrivo e in partenza, un trenino aveva diretto accesso alla fabbrica, archivio Fotorudi, pagina 175, 19.